Se il Comune di Milano mi manda i rendiconti gestionali delle spese condominiali e parliamo solo di spese condominiali, una parte di quei soldi ho anticipato mensilmente e una parte alla fine dell'anno dovrò restituire o mi verrà restituito. Il problema è che messo queste cifre in colonna non tornano i conti. Ci sono situazioni altamente delittuose e per quello che sono arrivato dopo aver chiesto più volte un tavolo di confronto con tutte le istituzioni, politica compresa, e ho trovato un rifiuto. Da quel rifiuto arrivo alla procura. Allora, per cercare di capire di cosa stiamo parlando, il ragionier Motta è inquilino in un appartamento MM, giusto? Esatto. Ok. MM è gestito dal Comune di Milano. Lui paga regolarmente il suo affitto da sempre, paga le spese condominiali, paga tutto, cioè, tutto ciò che MM gli fa presente di pagare. Essendo lui un ragioniere e soprattutto avendo passato la vita a guardare i conti delle banche, si è messo a fare dei conti. Sì. E come già ha detto lui, facendo il classico giochino di entrate e uscite, si è accorto che qualcosa non andava. Esatto, tutto parte dalla portineria. Per decisioni che non sono nostre, il gestore di allora chiude per quasi 3 anni la portineria. Quando mi viene presentato il rendiconto di quel triennio, c'è il costo delle spese della portineria. Quindi lì mi sono allarmato. Anche perché, non essendoci nessuno in portineria, che cavolo di spese c'erano? Beh, lavorare, ragazzi, ognuno può sbagliare, non mettiamoci col fucile spianato. Quindi mi sono messo 2 righine e gli ho detto: scusate ragazzi, qui ognuno può sbagliare, però c'è il problema che la portineria era chiusa.